Era ricercato in tutta Europa ed aveva un posto di rilievo nell'elenco dei primi 100 latitanti più pericolosi del mondo. Il boss Giuseppe Polverino, capo dell'omonimo clan che alla sua roccaforte nel comune di Marano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri e dagli uomini della Guardia Civile in Spagna. Quando l'hanno bloccato a Eres della Frontera, Polverino, che era insieme a un affiliato di spicco del clan, anch'egli ricercato, Raffaele Vallefuoco, ha tentato di evitare l'arresto mostrando una carta d'identità intestata a un'altra persona, ma il tentativo è andato a vuoto. Per tanto tempo lo abbiamo dovuto soltanto monitorare, perché abbiamo naturalmente un problema giuridico, che è quello del mandato di arresto europeo, ma abbiamo avuto una grande collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola e delle forze di polizia spagnole. A Polverino e Vallefuoco i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla DDA di Napoli per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Il boss si calcola che abbia gestito un tesoro tra beni mobili ed immobili ammontante a circa 1 miliardo di euro. E la sua presenza data nel tempo in Brasile, in Marocco e nella stessa Spagna, in Portogallo, dimostrano questa capacità di gestire personalmente le attività del clan.